Riprendiamo The Super The Day dalla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Abbiamo anticipato un ospite illustre, diciamo, questa volta, il presidente della giuria dei classici, Giulio Base. Benvenuto, anzi, bentornato. Grazie a voi dell'invito e grazie alla parola illustre, ma soltanto diciamo, è la qualifica che è illustre quest'anno perché ho il privilegio di presiedere la giuria, come hai detto, e quindi effettivamente è un grande onore. Ti piace questo ruolo da coordinatore di una giuria, ricordiamolo, di 21 ragazzi che rappresentano gli studenti di cinema di 21 università Sì, italiane? mi piace tantissimo, intanto perché è una cosa che faccio più o meno sempre, cercare di vedere più classici possibili, ma poi come hai detto te, studenti neolaureati, quindi belli freschi di studi, belli ardenti, belli capaci, e credo non solo, adesso io non so bene la selezione loro, ma non presi a caso, cioè se stanno qui evidentemente il professore o il relatore, eccetera, li ha scelti, quindi sono veramente molto preparati ed ascoltare le loro relazioni, le loro, diciamo, i loro piccoli mini saggi sui film è davvero strepitoso. Poi sentire l'opinione dei giovani credo sia sempre stimolante, no? Soprattutto in film classici, Anche. cioè del passato, e capire quanto parlano ancora all'oggi, è davvero sto imparando tanto. I classici che sono ritornati, diciamo, nella loro versione corretta, la sezione è ritornata dopo i 2 anni di Covid di sospensione, che riguarda in realtà due sottocategorie, i classici restaurati e i documentari sul cinema. E voi siete chiamati a giudicare entrambe. Sì, allora sì, diciamo io presiedo queste due giurie, i ragazzi si sono divisi, sarebbe stato impossibile, molte proiezioni si accavallavano, quindi sono 18 restauri e 9 documentari sul cinema. Quindi tanti Una titoli. bella cavalcata, Come si sono divisi? Numeri dispari, numero No, guarda, è dispari. stato. No, perché poi dopo devono anche scrivere un giudizio, quindi È stato, nel caso guarda. non si Sì, trovassero. è stato curioso davvero perché erano 21. In un'email, diciamo, di gruppo, appunto, come sai, Angela Savoldi, la Biennale, eccetera, i coordinatori hanno chiesto una divisione. Io poi controllavo la divisione e 11 ragazzi hanno scelto di fare i restauri e 10 i documentari. Quindi, in maniera quasi automatica, si sono divisi. Quindi Ora, sarà fondamentale il parere del presidente nel caso 10, mi dicono adesso, ma io anche nel non ho. caso 11, vale Sì. 2 di solito, Dice no? così, mi dice, io non Dicono, voto, io in dicono. realtà cerco più la moral suasion, come si dice, che il voto. E poi quando il direttore Alberto Barbera mi ha appunto comunicato questa bella notizia, almeno per me, mi ha detto cerca soprattutto di fare uso di maieutica, per me è una parola sacra, anche a casa cerco sempre di non dire le cose stanno così, ma di portare al ragionamento ai miei ragazzi, e un po' sto facendo anche con questi nuovi ragazzi della mia famiglia, diciamo, quantomeno cinematografica. Sei da sempre appassionato di cinema, un cinefilo di quelli proprio duri e puri. Molti magari non conoscono questa tua faccia, ma insomma la ricordiamo perché è bella presente nella tua vita la cinefilia, e adori anche i classici, quindi insomma hai il modo di unire le due cose adesso. Sì, no, è stato infatti, ripeto, un grande regalo, anche perché poi, come dici te, mi nutro costantemente di cinema e lo vivo sia professionalmente ma sia come passione. Con i miei due figli abbiamo il nostro gruppo WhatsApp, si chiama Cinefil Club, che nasce da una mia idea che loro hanno preso bene, cioè tutti i sabati pomeriggio, da che sono pensanti, quindi 6-7 anni, noi vediamo un film del passato insieme a casa, c'è un grande schermo, eccetera. Quindi è stato un po' proseguire questo stato anche con gli studenti. Tra l'altro, sempre parlando di gruppi di WhatsApp, ora pare che ho preso i soldi da WhatsApp, non è così. E il mio status è sto studiando, perché lo ritengo davvero il mio status, cioè mi sembra di studiare sempre. Quindi con i ragazzi che sono dei veri studenti, ho avuto questa opportunità. Tra l'altro, come sai, Angela, quando uno viene a un festival, diciamo da ospite o da cinefilo, la prima cosa vede il concorso, vede gli orizzonti, poi certamente i classici se capita tra una proiezione e l'altra, e quasi sempre inevitabilmente, perché i classici sono capolavori, i film recenti sì, possono essere buoni, ma delle volte uno ha anche delle sorprese magari spiacevoli per gusto personale, non perché i selezionatori Stai non attento perché siano no. stati bravi. Invece lì vai sempre sul sicuro, cioè hai comunque 18 film, uno più bello dell'altro, magari non sono i capolavori, ma sicuramente di autori che hanno fatto la storia del cinema. Certo. E altrettanto dicasi dei documentari sul cinema, perché intanto se sono stati selezionati, ma se un autore, se un regista, un po' cum grano salis, si mette ad analizzare o un personaggio o una
filmografia, o come in questo caso c'è una casting director o un attore, ma insomma, e lo analizza, comunque impari sempre qualcosa, per male che sia fatto, e devo dire che non ce n'è nessuno fatto male, sono più bello, ma fossero anche fatti male, tu per un'ora e mezza o due comunque approfondisci lo studio del cinema di quella figura o di quell'epoca, quindi veramente è stata una vacanza poi meravigliosa. Il cinema o il mestiere del cinema raccontato con la viva voce dei testimoni, soprattutto poi dell'oggetto del film, è proprio tutta un'altra cosa, c'è un piacere totale e assoluto perché ti sembra di averlo lì accanto, anche quando si tratta di persone che non esistono più, però scopri delle facce, delle cose. Adesso il nostro amico Mauro Gervasini è uscito assolutamente entusiasta dal documentario su Richard Harris, e il giorno dopo a colazione non faceva altro che ripetermi le battute di questo come dire, insomma, uno che sapeva vivere, no? E quindi c'è anche poi il gusto che dici, ah, guarda un po' l'altra faccia, quella esatto. Sullo schermo in un certo modo, e poi come Zeffirelli, ne abbiamo parlato anche noi, no? Ma invece tra i classici restaurati sicuramente tu probabilmente ne conoscevi molti, o forse tutti, ma ce n'è uno che hai scoperto, che sì, a parte sì. Che non so se si può dire prima che delibera. Beh, vabbè, ma sì, non dice, ma, sì, ci saranno anche più di uno di un titolo che uno non ha mai visto, non c'è mica. Sì, li conoscevo, diciamo, tutti uno. Come titolo, ma non li avevo visti tutti. Non avevo visto quasi nessuno sul grande schermo. Gli unici due erano quelli che appunto hanno un po' l'età possibile per me, cioè Drogman's Contract, cioè I misteri di Jardine Compton House di Peter Greenaway, e The Confusion di Edward Young, sì, del 94. Quei due l'avevo visti più Teorema? O meno. Teorema? Neanche Teorema? Teorema, no, ti parlo di quelli che avevo visto al cinema. Ah, ok. Quelli che avevo visto. Non l'avevi mai visto al cinema? No, quei due, li avevo, questi due che ho nominato, sì, li ho visti in scusa, sala da ragazzo. Vabbè, molti li avevo visti al cinema. Ma lui è molto più giovane di te. E quelli che non avevo mai visto, sì, qualcuno ce n'è. Per esempio, adesso esco ora dal Caporal Epingly di Jean Renoir, che non avevo mai visto, pur essendo l'ultimo film di Renoir ed essendo una specie di così continuazione della Grande Illusion, per cui no, è stato una meraviglia. Sì, io avrei voluto vedere e non ho visto il film di Jacques Tourneur, che è stupendo. Ecco, grazie, basta. Che è Cowboy finiamo Passage. Finiamo qua. È stupendo. Anche perché quell'opportunità di vedere in sala questi film qui è veramente unica, Magari perché gli altri film del concorso escono e si vedono. No, ma bisognerebbe riuscire ad andare. Ma io sono sempre inchiodata qua, non mi fate mai uscire. A malapena mi date un po' d'acqua. Vogliamo ricordare, non c'entra molto, però vogliamo ricordare con orgoglio che noi abbiamo visto il film di Giulio Base a Los Angeles. E ricordiamolo che abbiamo passato delle bellissime giornate assieme. Infatti, eravamo molto contenti, è stata una bellissima esperienza. Bene, speriamo di rifarlo. Infatti anche noi. Con altri film, ovviamente, non con lo stesso. Ecco, adesso l'ultima cosa ce la racconti, nuovo look. Il nuovo look, allora, anni 70, faccio, non dico né titolo né trama, dico il mio personaggio, visto che... Faccio uno sceneggiatore sfigato di serie B, di quelli degli anni 70, però quelli che portavano... Mi piace. Anche a me, sono molto contento, infatti, di quelli che raccontano benissimo, non so, l'avventurosa storia del cinema italiano, quelli che scrivevano per... pur essendo intellettuali, e ce n'erano così, però per Franco e Ciccio, Ercole contro Maciste, cioè costretto per campare a fare quello. Viene assoldato da una nobile donna francese per scrivere, questo non ve lo dico. Hai già cominciato a girare? No, giro tra poco, però ovviamente i capelli e la barba li devo fare crescere, poi vediamo il look finale, ancora sono indeciso, lasciare tutta la barba o il baffone classico. Un po' alla Fabio Testi. Alla Fabio Testi. Guarda, l'immagine che ho è di Porel, un'immagine di un attore francese che faceva un po' i poliziotteschi a quell'epoca. Sì. E vediamo poi come starò, parlerò con truccatori, parrucchieri, vedremo come definire. Giro in ottobre, novembre, quindi ho tempo. Non è tua la regia? Sì. Ah, è tua? Sì. Pensavo che fossi anche invece questa volta attore per qualcun altro. No, stavolta mi hanno quasi, non imposto perché vabbè, no, però allora... quasi chiesto di fare, vedi, l'avete citato, il banchiere anarchico, visto. Mi hanno detto, guarda, in quella zona... Beh, appunto un po' un Camerfield, un personaggio, lo devi fare tu, è una cosa un po' come quella, lo senti, è il personaggio scritto per te, insomma mi sono lasciato convincere piacevolmente, perché poi a me piace quella zona. Quindi lavoro in cui... su commissione?
Quasi. No, è stato scritto per me, mi è stato portato, io saltavo dalla sedia perché era veramente un copione molto bello e a quel punto mi hanno convinto, ma dicendo è per te, tu cur, un po' come il banchiere anarchico e in effetti quella zona di autore totale, un po' la politique des auteurs, dove c'è tutto te, a me non dispiace, non lo faccio sempre, come vedi. Non è che tutti i film come primo attore scelgo me, quando capita ed è giusto mi piace. Scupone. Sì, comunque stavo anche pensando che sta molto bene a parlare con Giulio Basi, qui dovremmo proporgli un podcast, qualcosa, averlo. Tanto lo ospitiamo, se c'è possibile, c'è la possibilità. Facciamo un podcast assieme. Un appuntamento mensile, una cosa per volentieri, grazie. Grazie molte a Giulio e Basi, ovviamente, presidente della giuria dei classici. Quando deliberate? Domani mattina. Domani mattina. Sai già qualcosa? Non si può, no. No, perché ho cercato di dare appunto ai ragazzi l'imprinting di dare dignità fino all'ultimo fotogramma dell'ultimo film. Per cui cominciare a pensare, sì, certamente qualcosa ci siamo detti, però adesso andiamo a vedere l'ultimo film che è Thérèse et Isabelle. E fino all'ultimo dico lasciate quella porticina aperta, perché non è giusto che cominciamo a decidere cose. Tu lo sai che non dormiranno stanotte, sì. Forse sì, ma forse perché anch'io. Saranno là. Ma forse anch'io. Guarda, e poi i documentari. Tu prima dicevi è bellissimo, è verissimo. I documentari sul cinema è l'unica, una delle poche volte quando finisce dici oddio, avrei voluto vedere altre due ore. Perché ti cali talmente tanto in quel personaggio, in quella storia, che vorresti saperne immensamente di più. Soprattutto dal punto di vista di un filmmaker come te. Sì. Io mi bevo tutte quelle serie fatte in Inghilterra sugli grandi attori, bellissimo. Sky le manda in onda, insomma, proprio a decine. Io sono un pazzo. Tipo Richard Harris che hai citato, no? Vedi due ore di questa figura incredibile. Io, per esempio, non sapevo fosse un cantante. A un certo punto, sì, ho avuto 10 anni, ma con grandissimo successo. Sì, ma cioè con delle hit. Per cui mi si aprono dei mondi che dico avrei voluto vederne di più. Bene, grazie Giulio. Grazie a voi. Si ferma e ritorniamo fra poco per continuare il nostro report sulla giornata di oggi.